Sono seduto sul letto della mia camera. Dalla finestra entra poca luce e la stanza in penombra. Ho chiuso le tende. Sento freddo anche se fuori c'è il sole. Non è un freddo normale. I pensieri affollano la mia mente. A momenti la offuscano. A un tratto il respiro si ferma, interrotto da un unico pensiero. Mi sento solo. Ho una moglie, una figlia, eppure non sento di essere stato né un buon marito né un buon padre. Non da quando la sostanza ha preso in mano la mia vita. La sostanza, pian piano, ha tolto significato a tutto. L'essere umano deve essere in grado di creare legami con gli altri, per sperimentare la condivisione di emozioni e di esperienze. Le relazioni interpersonali permettono di percepire un sentimento di vicinanza nei momenti di difficoltà, durante i quali la presenza dell'altro diventa ancora per non perdersi e non arrendersi. Rumore di foglie secche sotto la suola delle scarpe. Ricordo, era il mese di novembre. La pioggia cadeva fitta, il vento soffiava tra gli alberi. Io camminavo con lo sguardo rivolto verso il basso. Rumori di voci e grida attorno a me, ma nessuno di importante. Non avevo più nessuno accanto a me, perché per colpa della sostanza ho calpestato tutti. Il mio egoismo ha reso deserte tutte le mie relazioni importanti. È facile quando usi credere di avere persone che stanno con te perché vali qualcosa. Quando si innesca nella persona il meccanismo della dipendenza, tutto il resto perde significato. Si crea nella mente della persona uno schema comportamentale, fisso e ripetitivo, nel quale gli altri non esistono o diventano strumenti da utilizzare per appagare il proprio bisogno. La falsa convinzione di poter bastare a se stessi regge per un certo periodo, durante il quale la persona ingannandosi crede di poter creare un legame idilliaco con la sostanza. All'interno di tale relazione nessuno può entrare. Nel tempo il legame diventa una prigione, dalla quale è difficile evadere. Il soddisfacimento iniziale diventa una privazione che toglie il respiro, che fa battere forte il cuore. La persona percepisce le proprie energie venire meno. La luce diventa oscurità. La vita diventa una pericolosa giostra, dalla quale non si può scendere se non si modifica l'idea di bastare a se stessi. Le relazioni ci permettono di rivedere aspetti di noi che non conosciamo o che tentiamo di nascondere anche a noi stessi. Questo ci dà la possibilità di crescere, di costruirci una nostra identità, di maturare. Le nostre emozioni nell'incontro con l'altro si rigenerano ogni volta, si dipingono di nuove sfumature. Ho calpestato molte persone pur di poter raggiungere il mio obiettivo, il soddisfacimento del mio bisogno di avere tutto. Sotto i miei piedi sono finiti i miei genitori, i miei figli, ma anche la mia dignità. Se guardo indietro, vedo solo tante sere passate a distruggermi, a cancellare un'altra giornata vuota senza scopo. Ora mi è rimasto addosso l'odore della solitudine che colorava le mie giornate, le litigate con mio marito, le porte chiuse in faccia da parte di mia figlia che mi diceva «tu non mi capisci». Ed io, che cercavo di entrare nella sua vita, ma venivo schiacciata dalla sua indifferenza. Non ho mai saputo impormi con mia figlia, e ora lei non mi riconosce come madre. Senza relazioni, la persona smette di crescere e si ritrova ferma ad un punto della propria vita, come un treno che non ripartirà più. Mi sono sentito come un autobus fermo al capolinea, senza stimoli, senza mete, in balia del nulla. Per fortuna la mia famiglia mi ha aiutato a capire di aver bisogno di un percorso in comunità. Ora, lentamente, la mia vita sta ripartendo. Il percorso terapeutico che si segue in comunità ha tra i diversi obiettivi la costruzione di interazioni sane, caratterizzate dallo scambio di esperienze di vita, dalla messa in discussione dei propri errori e delle proprie difficoltà. Tali interazioni, libere dal giudizio e caratterizzate da empatia e senso di condivisione, permettono di sentirsi liberi di raccontarsi. Questo, nel tempo, dà la possibilità di rivedere la propria storia. La presenza dell'equipe di cura permette di percepire un senso di sicurezza e serenità, diventando punto di riferimento sul quale poter ricominciare a costruire un'identità duramente colpita e intaccata dagli accadimenti della vita.
Le attività terapeutico-riabilitative permettono di riflettere su tematiche correlate alla dipendenza, aiutando a comprendere che esistono motivazioni alla base dei nostri comportamenti. Questo porta la persona ad allontanarsi gradualmente dal senso di colpa che lo attanaglia, bloccandolo nel suo cammino di crescita. La persona, sentendosi accolta, ascoltata e non giudicata, lentamente si apre a nuove possibilità, così come riprova a costruire nuove relazioni. Queste non saranno più caratterizzate da senso di fallimento, rabbia, aggressività, trasgressione, ma da fiducia, sentimenti positivi, gratitudine, serenità e tolleranza. Sono seduto sul letto della mia camera. Le tende le ho lasciate aperte. Entrano caldi e accoglienti raggi di sole. Mi faccio inondare da questa piacevole sensazione. Non sento più freddo perché mi sento accolto, atteso. L'operatore che mi chiama, il compagno di gruppo che cerca la mia presenza mi fanno sentire meno solo. Ora c'è qualcuno che mi aspetta. L'augurio che faccio a me stesso è che alla fine di questo percorso ci sia qualcuno ad aspettarmi.